Ed eccoci qui, ragazzi e ragazze, possiamo continuare in compagnia del vostro Super Diablotex su questa nuovissima e bellissima collaborazione con Playon Italia. Come sempre ringrazio tutto lo staff di Playon Italia per avermi gentilmente concesso di portare Persona 3 Reload in versione PlayStation 5 qui sul mio canale YouTube. Ringrazio Alessandra di Playon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Persona 3 Reload in versione PlayStation 5. Ringrazio Atlus, tutti gli iscritti ma anche i non iscritti che mi seguono sul mio canale YouTube, e quindi possiamo proseguire. Vi ricordo come sempre, attenzione agli spoiler, quindi, perché i gameplay potrebbero contenere degli spoiler. Quindi adesso vediamo un attimino, qui dobbiamo un attimino vedere i messaggi. Giustamente abbiamo due messaggi, quindi vediamo. Sai, ultimamente mia moglie dice che vorrebbe vedere Christian. Ah, vuole vedere me, insomma. Pare che la coppia di anziani voglia vedermi. Addirittura, sento che presto potrei avvicinarmi di più alla coppia di anziani. Dovrei andare, sì. Andiamo in libreria. Meglio andare, sì, ma ragazzi, dai. Se si può fare amicizia, perché no? Ma perché no? Allora, siamo già arrivati, quindi io ne approfitterei, no? Il negozio di libri usati, ok. Sento che presto potrei avvicinarmi di più alla coppia di anziani. Dovrei passare la giornata in libreria. Sì, dai, entriamo in libreria. Oggi pomeriggio passerò del tempo in libreria. Bene. Tanto a quanto pare siamo un po' liberi, no? Quindi... Casino, tasca, con ai da conoheni. Tete con no. あと、そこらをやたらと歩き回っちゃいか。わしのコンタクトレンズが。で、それは去年の大晦日の話じゃ。でなくて財布じゃよ、財布。財布を探しとるんじゃが。ちょっと難儀での。 お前さんってば、エスパーさんじゃないのかい? ちょうど誰かに手伝ってもらえたらなぁなんて考えてたとこなんじゃよ、わし。 Fantastico, ragazzi, ci siamo messi in tre a cercare il portafoglio in lungo e in largo. Speriamo bene. Donna che sagasti dete conto a te. 何を探してたんじゃっけ、わしら。ボンジュール。外に大層なもの落ちてござったよ。ここのではありませぬか。おお、これじゃよ、これ。この財布を探しとったんじゃ。金の財布でも銀の財布でもなく、この財布を探しとったんじゃ。 いやいや、お主、噂の転校生殿であらせられるね。拙者も同門、月光館の生徒でござるよ。拙者、フランスよりこの近所に参った留学生、アンドレ・ローラン・ジャン・ジェラール、あざ名はベベと申す者なり、お見知りおきを。 こんなとこじゃなくて、今後ともよろしく。拙者常日頃より家庭科室で修行の身、暇なら遊びに来るです。それではオルボワールでござる。 随分とまあハイカラな子だったね。 確かこの中に入れといて、財布の中なら忘れんじゃろうって。おお、あった、やっぱり財布の中じゃ。やったね、わし。おじいさん、それってその鍵ってもしかして。やだな、ばあさん、車の鍵じゃろうが。息子が乗ってたやつの。こんないい子が来てくれたから
ecco, 2度目の若気の至りかの。久々にアクセルブワーンってしたくなってな。ばあさん、わしいくつに見える？やめてください、車に乗るだなんて。私を一人にするつもりですか？ごめんなさい、いきなり大声出しちゃってびっくりさせちゃったかい。息子な、こないだ話したじゃろ、死んじまった息子、仕事から帰る途中事故でな、酔っ払い運転のダンプに突っ込まれての。ああ、わしを殴っとくれ、デリカシーのないわしを殴っとくれ。ばあさんの気持ちも考えずにはしゃいじまって、わしってやつは、わしってやつは。Qui sembrerebbe che per oggi la situazione è fatta, ragazzi, eh? In libreria, poi vediamo. Nanka washira minna shite hekonde nai? Sekkaku saifu mo mitsukatta nda shi. Baasan, tama ni wa soto ni kui ni ikou kai no? Hare, omae-san ni wa kore, issho ni saifu o sagashite kureta dachin ja yo. Mi ha messo in tasca una medicina, giustamente. Meglio di nulla, ragazzi, eh? Meglio di nulla. Ho salutato la coppia di anziani e sono tornato al dormitorio. Ah, di già al dormitorio? Sì, abbiamo passato, diciamo, abbastanza tempo, eh? Ah, chi mi chiama ora? Moshi moshi, kochira Elizabeth de gozaimasu. Itsumo osewa ni natte orimasu. お話がございますので、ベルベットルームまでお越しください。ベルベットルームへはポロニアンモールからもお入りいただけます。扉をお探しください。私そちらの前にてお待ちしております。それでは。エリザベッティ mi attende nella stanza di velluto. Chissà di cosa mi vuole parlare. Suppongo di dover andare al centro commerciale, ok?Vabbè, quindi andiamo. Ah, va tutto in automatico, ok, perfetto. La porta dove sarebbe? Bene. Andrò all'entrata della stanza di velluto. Non ho ben capito cosa vuole da me, però lo scopriremo molto molto presto, ragazzi. Elizabeth è davanti alla porta misteriosa. Vediamo un po' cosa vuole.お呼び立てして申し訳ございません。実は折り入ってお願いがございます。私思うところがございまして、お強い方を探しておりました。もしよろしければ私よりの依頼にお答えくださいませんでしょうか。中にはあなたのエスコートが必要な特別な依頼もございますが、もちろん依頼達成の暁には相応の報酬もご用意しております。お客様がお力を示しにいらっしゃるのを私心よりお待ち申し上げます。Allora ragazzi, le richieste di Elizabeth. Ora puoi parlare con Elizabeth per accettare e completare delle richieste. Vediamo un po'.Le richieste spaziano dalla ricerca di oggetti alla fusione di persone specifiche. Al completamento di ogni richiesta riceverai una ricompensa, ovviamente. In particolari periodi dell'anno noterai l'arrivo di diverse richieste. Inoltre ce ne sono altre che diventano disponibili solo dopo il completamento di alcune richieste precedenti. Alcune richieste hanno una scadenza. Se non la rispetterai, la richiesta scadrà e non potrai più portarla a termine.Fantastico! Fantastico! Allora, prego, dai un'occhiata. Ne abbiamo di richieste qui, ragazzi. Vediamo un attimino, eh. Però forse... Ah,
rapporto, ma quindi alcune le abbiamo già fatte. Vediamo un po'. Apri un totale di 50 forzieri, forse questo. Oh, l'hai già completata? Ecco la tua ricompensa. Ok. Alcune sono già completate perché giustamente, ragazzi, sconfiggi un totale di 100 ombre. Va benissimo. Va molto bene. Recupera il primo porta il vecchio testo e anche questo è fatta. Veramente ottimo. E adesso qui. Ma qui abbiamo fatto anche questo, ragazzi. Pare ci sia qualcosa chiamato resina di pino che assomiglia terribilmente alla mia amata polvere di soia. So anche che viene usata come strumento nel tiro con l'arco. Tu ne sai qualcosa? Ah no, questa è in corso. Vediamo un po'. Ti hanno mai predetto il futuro, Diablotex? Pare che si possa trovare un famoso divinatore nel club. Pare che si possa trovare un famoso divinatore nel club al centro commerciale di Polonia. Ok. Pare che per ogni domanda si riceva una risposta azzeccata in pieno. Sono molto curiosa su quanto queste divinazioni siano accurate. Potresti sfruttare i servizi di questa persona così che possa verificarne l'autenticità? Ti prego di chiedere se un'ombra rara apparirà più spesso. E dov'è questo? Vediamo un po'. Usa ok, però quasi quasi, ragazzi, io innanzitutto gli accettiamo tutte le missioni. Ok, bene, benissimo. Allora portami, ok, una, ok, crea una persona di livello 13 o superiore. Portami una bevanda energetica. Cominciamo con una richiesta semplice. Per favore, portami questa bevanda che chiamate bevanda energetica. Non è qualcosa di particolarmente raro, quindi dovresti poterla trovare e comprarla con facilità. Ma potrei anche averla, magari? No. Desidero informarti. C'è stato un recente cambiamento nel Tartaro. Una via che era bloccata è ora accessibile, a quanto pare. Ti auguro un buon viaggio. Elisabeth ha detto che si è aperto un passaggio precedentemente bloccato. Dovrei dare un'occhiata la prossima volta che andrò nel Tartaro. Va benissimo. Dove possiamo comprare questa bevanda energetica? Vediamo un po' qui cosa vendono. Farmacia. Forse qui? No, ma qui potrebbe essere un... No, un club. No. No, vabbè, qui no. Quindi vediamo un attimino se in farmacia vendono queste bevande energetiche. La concorrenza tra varie farmacie si fa agguerrita. Devo inventarmi qualcosa per il negozio, altrimenti fallirò. Per cominciare ci saranno saldi tutti i sabati. Vieni durante il weekend e sostieni il negozio. Allora, farmacia. La farmacia vende ogni genere di oggetto per il recupero. Controlla regolarmente ciò che hanno a disposizione e tieni d'occhio i prodotti stagionali. Medicina pregiata. Eccola qui. Bene. Usciamo da qui. Grazie, prego. E adesso andiamola a portare ad Elisabeth, vedete? Punto esclamativo, quindi significa che... Allora, sento che il potere che cresce in te deriva dai legami che hai stretto e coltivato. Ecco, non sarà molto, ma il mio dono per te, ti prego di accettarlo. Frammento del crepuscolo, per 11 pezzi. Frammenti del crepuscolo, da Elisabeth. Elisabeth ti darà occasionalmente un frammento del crepuscolo come ricompensa per la crescita delle statistiche sociali o per la nascita di una nuova affinità sociale. Vai regolarmente da Elisabeth per ottenerli. Devo ricordarmi. Non riesco ancora a vedere i limiti del tuo potenziale. Sono impaziente di guardarti crescere ulteriormente. Ok. Come posso esserti d'aiuto?
A proposito delle richieste, bene, e possiamo chiudere questa qui della bevanda. Hai completato una richiesta, un attimo solo controllo. Oh, ma è una bevanda energetica, sembra delizioso e tossico allo stesso tempo. Grazie per avermelo portato, più tardi ne assaporerò ogni sorso. Ecco la tua ricompensa, goccia dell'anima per 5. Ottimo, ragazzi. Allora, adesso ti serviva altro? Non importa. Se ti serve altro, non esitare a chiedere. Perfetto. Allora, detto questo, ragazzi, possiamo tornare. Mappa della città, vediamo un attimino. Andiamo al centro commerciale, perché qui Elizabeth. No, vai da un'altra parte. Il centro commerciale dov'è, ragazzi? Non l'ho ben capito. Allora, se andiamo sopra un attimino, diamo un'occhiata, diamo un'occhiatina, poi vediamo. Il personale sembra molto indaffarato. Mi dispiace tantissimo, ma al momento siamo pieni. I fine settimana sono sempre così, ti conviene tornare un'altra volta. Va benissimo, grazie. Molto gentili. Bah, insomma. No, qui la farmacia, il centro commerciale dov'è? Sento un'aria di maturità provenire dalla porta socchiusa. Proprio non ho il coraggio di entrare nel club. Con almeno comune come valore di coraggio potrei provare a entrare. Ok, quindi non possiamo. Andiamo nel dormitorio, andiamo nel famigerato dormitorio che tanto oramai conosciamo tutti molto molto bene, ragazzi, non me ne volete. Vediamo un po', magari dobbiamo parlare con qualcuno di specifico. E infatti che c'è? Ora che ci penso, Elizabeth mi ha chiesto di procurarle un oggetto in particolare. Cerchi della resina di pino? Perché dovrei avere una cosa simile? Intendi la polvere che usiamo nella squadra di tiro con l'arco, giusto? Quella roba gialla? La utilizziamo persino per allenarci, per cui finisce velocemente. Fammi vedere se ne ho ancora. Resina di pino, ragazzi, ottimo. Ne ho trovata un po', ecco qui. Se ne usi troppa tutti insieme, si appiccica tutto. Quindi, vacci piano. Allora, quindi in questo caso potrei tornare da Elizabeth. Potevo andare direttamente nella sala di velluto, nella stanza di velluto, vabbè, comunque. Tanto è qui, ragazzi, non è che siamo molto... C'è qualcosa che posso fare per te? A proposito delle richieste, vai. Faremo rapporto, ragazzi. Hai completato una richiesta, un attimo solo controllo. Sbaglio, quella è polvere di soia. Ah no, deve essere la resina di pino che ho chiesto. Sembra veramente polvere di soia. È così simile che perfino un'esperta di soia come me non riconosce la differenza. E vabbè, la tua ricompensa per l'incarico sarà della polvere di soia, goditela. Ah, ok. Chiedo scusa, non molto tempo fa stavo usando la polvere di soia per decorare un piatto, quindi ecco la tua ricompensa. Un arco giocattolo. E cosa me ne devo fare dell'arco giocattolo? Conosci uno strumento chiamato console di gioco portatile? Vorrei me ne portassi una. Si dice che sia un oggetto molto pericoloso, ma che sia anche amato da molti. È un dispositivo molto misterioso, fai attenzione nel maneggiarlo. Una console di gioco portatile. Pare che questo, ok, vada un casino quest'anno, come dite voi umani. Pare che solo ai gourmet più entusiasti sia permesso consumare questo. Ok, se possibile riusciresti a portarmi una pozione? Va bene, va bene. Mi pare di capire che nel tuo mondo esista una macchina che distribuisce automaticamente tutti i tipi di bevande. Che strano aggeggio, non trovi?
anche se ammetto di avere un interesse peculiare per queste bevande. Potresti recuperarne un po' per me? Ovviamente mi basta quello che riuscirei ad ottenere. Insomma, ragazzi. Allora, la bevanda quale vuole? Bene. Ah, posso consegnare la bevanda. Sei riuscito a ottenere le bevande in vendita? Presso i distributori automatici? Capisco, di tutte le diverse bevande disponibili sei riuscito a ottenerne 0. Riusciresti a recuperarne ancora 12? Ah, ti serviva altro? Non importa, no, assolutamente. Se ti serve altro non esitare a chiedere. Va bene. Non esiterò a chiedere, ci mancherebbe. Allora ragazzi, per il momento, ma solo per il momento, torneremo al dormitorio studentesco, visto che abbiamo qualcosa da fare, o almeno così sembra. E infatti. Ehi, come butta? Ora che ci penso, Elizabeth mi ha chiesto di procurare un oggetto in particolare. Stai cercando una console di gioco portatile? Sei in fissa con i giochi ora? È per via di quello che ti ho dato l'altra volta, eh? Posso dartene una vecchia, se ti va bene. Ultimamente sto usando solo il modello nuovo, più piccolo. Non ha senso avere due console. Aspetta, te la prendo. Ah, fantastico. Molto, molto gentile. Ecco qui. Facciamoci una partita un giorno. Ti sfido quando vuoi. Torniamo un attimo da Elizabeth. Ecco, direttamente alla stanza di velluto, in modo che non perderemo tempo. Assolutamente. C'è qualcosa che posso fare per te? Ok. Allora, la console portatile, eccola qui. Hai completato una richiesta. Un attimo solo, controllo. Sbaglio, quella è una console di gioco portatile? So che hanno dei meccanismi speciali che fanno perdere la cognizione del tempo a chi gioca, ma una prima occhiata non mi sembra molto speciale. Forse questo strumento spara chissà quale raggio se viene acceso e la memoria viene... Chiedo perdono, ma stavolta devo tirarmi indietro. Grazie per avermela portata, ma puoi riprendertela. Ah, ok. Ecco la tua ricompensa. Vabbè. No, non mi serve nulla. Per adesso non mi serve altro. Poi più avanti vedremo. Allora, andiamo un attimino all'equipaggiamento, perché ho ottenuto comunque... Ok. Vediamo un po', ragazzi. Perfetto. Ok. Qui ci siamo, mentre poi abbiamo un arco giocattolo che ovviamente... Meno precisione, ma l'attacco giustamente è un qualcosa di veramente formidabile. Allora, a questo punto, ragazzi, io quasi quasi... Se ci sarà possibilità, voglio tornare un attimino nel Tartaro, visto che sembrerebbe si sia aperta. Allora, andiamo a dare un'occhiata, eh. Dovrei sentire quelli che possono andare stanotte. Andiamo, andiamo. No, perché adesso inizio ad essere curioso, visto che sembrerebbe si sia aperto il passaggio, io quasi quasi un'occhiatina andrei a darla, eh. Tarocchi, la papessa sta reagendo. La carta dell'arcano maggiore papessa è stata aggiunta alla mano arcana. La papessa e i danni dell'assalto aumenteranno finché non abbandonerà il Tartaro per quel giorno. Buono. Ti stavo aspettando, potresti concedermi un attimo di tempo? Lei mi aspetta sempre. Devo complimentarmi per la tua recente vittoria. Pare che il tuo potere continui a crescere. A proposito di un simile potere, devo chiedertelo. Hai familiarità con gli arcani maggiori? Vediamo. Per usare una metafora, gli arcani maggiori sono la pianta dalla quale discenderà il tuo giardino di abilità in costante crescita. Dopo aver sconfitto ombre particolarmente forti, questi arcani maggiori ti appariranno come carte. È nel tuo interesse raccogliere queste carte man mano che le trovi. Aggiungere le carte degli arcani maggiori
Quando ottieni una carta speciale dopo aver vinto una battaglia importante alla mano arcana, sarà aggiunta una nuova carta degli arcani maggiori. Gli arcani maggiori saranno una risorsa utile andando avanti. Va bene. Allora, noi adesso andiamo all'ultimo piano dove siamo arrivati. C'è una cosa che devo dirti. Ricordi cosa ti avevo detto prima? Di come il Tartaro è diviso in diverse zone? Beh, grazie al potere di Pentesilea ho rilevato un segnale insolito appena oltre il 20° piano. Potrebbe essere cambiato qualcosa, quindi vorrei che andassi a controllare immediatamente. Contiamo su di te. Ma infatti sono venuto qui apposta, ragazzi. Non è che stiamo facendo chissà che o cosa. Allora, speriamo che sia la volta buona adesso, Speriamo che sia veramente la volta buona. Bene, ci siamo. Come pensavo, questo piano è... Non percepisco alcun nemico. Puoi dare un'occhiata in giro, Diablotex? Va bene. Non possiamo sapere cosa accadrà, perciò attenzione, va bene? Deve andare bene per forza. Non è che abbiamo scelta, Cosa sono queste scosse? Attenzione. Delle scosse, ragazzi. Delle ottime scosse. È finita? Che cos'è stato? Una cosa è sapere che il Tartaro cambia ogni giorno, ma vederlo accadere davanti ai nostri occhi... Ad ogni modo, la via è libera. Proviamo a esplorare oltre quel punto. Quando al nostro prossimo obiettivo, presumo ci sarà un'ostruzione simile più avanti. Puntiamo a quella, conto su di te. Vorrei che non ci fossero quei tremori improvvisi. Mi si è quasi fermato il cuore. Mi preoccupa cosa potrebbe aspettarci più avanti, ma visto che la strada si è aperta, non ci resta che proseguire. Insomma, il piano di sopra ha qualcosa di diverso. Avverto qualcosa di più potente, come una forza di volontà tangibile. State in guardia. Va bene, stiamo in guardia. Che bello però. Molto psichedelico. Eh sì. Fantastico, ragazzi. Il Tartaro che cambia ad un certo livello qui. Vediamo un po', Diamo un'occhiatina perché adesso inizia ad essere molto interessante. Allora, vediamo un po'. Voglio provare prima con gli attacchi fisici per regolarmi un attimino, Voglio solo regolarmi un attimo, ragazzi, poi cambieremo il ritmo, insomma. Ecco, adesso ho fatto un po' di danno, Un po' di danno come si deve, quindi. 70 punti esperienza. Autoguarigione, come è giusto che sia. Qui possiamo salire, quindi ovviamente non andiamo lì perché abbiamo ancora da girare. Abbiamo da girare molto, ragazzi, perché siamo arrivati adesso, quindi voglio dire, insomma, andare direttamente al piano superiore mi sembrerebbe un po' uno spreco. Ok, cosa abbiamo qui? 2070 yen, che bello. Io credo che tra un po' qui si inizierà a livellare come si deve, quindi adesso siamo ancora un po' in fase iniziale, no? Perché sappiamo benissimo che questo titolo sarà molto molto lungo da portare a termine, ma lo sappiamo, non è un problema. Non è assolutamente un problema. Vediamo un po'. Ok. Io vado sempre prima di attacco fisico, ragazzi. Voglio vedere a che punto possiamo arrivare con l'attacco fisico. Ok, lui colpisce bene. Lui con la spada fa veramente molto danno. Giustamente lei, attacco mancato. Ma ci mancherebbe, immaginavo qualcosa del genere. Immaginavo qualcosa del genere. Comunque andiamo con attacchi fisici. E beh iniziamo a dare veramente. Mano arcana. Cosa sia? Ah, è questa? Ottieni chimera, persona. Beh,
ottenuta la persona chimera. Non l'avevo, mi mancava. Mi mancava, quindi giustamente scelgo la persona. Allora, vediamo un po'. Quindi siamo già in dirittura che possiamo andare al piano superiore. Va molto molto bene. Va molto molto bene, ragazzi. Molto molto bene. Vediamo un po'. Attacco mancato. Si parte veramente male. E così non va bene. E non va bene, no. Non va bene, no. Dal mio punto di vista non va bene, no. Dai, ditemi che lo buttiamo giù. Finalmente. Ma finalmente. Ma finalmente. Ma finalmente, ragazzi. Yes. Avete vinto, ottimo lavoro. E beh, ci mancherebbe. Nessun oggetto ottenuto, mi dispiace, perché avrei voluto ottenere degli oggetti. Allora, qui vedo che iniziano a dare un po' di crediti. Sono contento di tutto questo. Adesso andiamo al piano superiore. Eh sì, si va al piano superiore, ragazzi. Certo. Certo. Il terreno è accidentato. Fate attenzione a eventuali angoli ciechi. Ok. Bisogna fare attenzione. Faremo attenzione su tutto, eh. Su tutto faremo attenzione. Abbiamo nuovi nemici qui. Nuovi nemici da approfondire. Allora, con l'arco l'attacco fisico non conviene, ragazzi. Almeno contro questo nemico, eh. No, no, no. Contro di lui veramente non conviene. L'abbiamo visto, quindi non ci stiamo comunque inventando nulla, eh. Vai, riprendi un po' di energia, perché ti vedo messo abbastanza. Ecco, qui l'attacco fisico va bene invece, perché lui con la spada è debole e colpisce molto bene. Quindi vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo il danno di vento leggero. Vediamo un attimino. Buono. Veramente buono. Qui è andata di lusso, ragazzi. È andata di lusso. Non possiamo lamentarci, eh. Assolutamente, qui la battaglia è andata molto molto bene. 70 punti esperienza, ovviamente. Adesso, allora, esplora il piano, trova il forziere chiuso a chiave e trova un'ombra rara. Anche un'ombra rara bisogna trovare. Un'ombra molto rara. Ok, la troveremo? Bah, io mi impegnerò a fare questo, poi vediamo. Sicuramente mi impegnerò. Forse è questa? Ecco l'ombra rara, ragazzi. Dovrebbe essere lei. O lui, non possiamo saperlo. Si va con l'attacco fisico. Vediamo un po'. Giusto per capire cosa conviene fare. Ok. Vediamo un po', eh. Diamo un'occhiatina. Diamo un'occhiatina. Ecco, già è qualcosa. Già è qualcosa di buono qui, eh. È già qualcosa di buono. Attacco mancato, ma dai. Ma dai. Insomma, abbiamo fatto qualcosina. Ah, fugge via. Fugge via, ragazzi. Non è giusto. Vi sembra giusto a voi questo? Allora, qui possiamo salire. È ovvio che non salirò, perché abbiamo un forziere da prendere qui. Secondo voi mollo il forziere? Ma assolutamente no. Ho 11, ok, possiamo aprirlo. Certo. Ok. Ma per quanto riguarda l'ombra rara, se ne parlerà nel prossimo piano? Oppure torneremo giù? Non lo so, ragazzi, questo non posso attualmente saperlo, ma potrebbe essere anche da questa parte. Vediamo un po'. Giriamo un po' tutto. Giriamo un po' tutto. Fermi, eh. Fermi.
fermi. Va bene così. Va molto bene così, ragazzi. Vediamo, eh. Ma come attacco mancato, dai. Non è giusta come cosa. Gli attacchi fisici vanno molto molto bene contro questo nemico, eh. Vanno veramente molto... Sì, vanno molto bene, ragazzi. La potenza... Sì, abbiamo la potenza giusta. Assolutamente. 50 punti esperienza. Una persona sale di livello. Ma noi attualmente interessa fare altro. Sì. Frammento del crepuscolo, vediamo un po'. Ok. Ok. Vediamo un po' qui. Yes. È ora di tornare all'ingresso? No, al momento non torniamo dietro perché abbiamo un punto da vedere qui. Non per qualche altro motivo, ragazzi. Abbiamo un punto ancora da esplorare in questo piano. Allora, qui con l'arco non conviene perché me lo ricordo, eh. Lo ricordo, quindi con l'arco non conviene assolutamente. Mentre con l'attacco fisico di... Ok. Ricordavo, ragazzi, dai. Non ho sempre quei vuoti di memoria. Non ho sempre i vuoti di memoria, quindi attenzione. Attenzione. Va bene così perché sappiamo, oramai sappiamo che è debole. Ottimo così, andiamo. Perfetto. Perfetto. Vedete, bisogna gestire bene le battaglie. Poi una volta gestite le battaglie, ragazzi, vai, potenziamolo. Sì, vai. Punti esperienza alla chimera. 70 punti per... E sale di livello la chimera. Che bello. Che bello. Andiamo. Andiamo, andiamo, ragazzi. Buon divertimento, ci mancherebbe. Allora, vediamo un po' qui. E infatti, sapevo che poteva esserci qualcosa. Ma quindi adesso? Siamo saliti. C'è un guardiano su un piano non troppo lontano. Da quanto non vi curate? Ecco, mi curo adesso. Dov'è il problema? Ah, non posso tornare giù però, ragazzi. E quindi adesso? Non posso tornare giù. Ah ah! Che balordata, ragazzi. Ma che balordata. Ma che... Allora, qui andiamo di attacchi fisici, ve lo dico subito, eh. Giustamente attacco mancato. Succede, ma poi... Ah, addirittura sono in due. L'attacco fisico con l'arco, ecco, da un punto di vista fa il suo effetto, dall'altro comunque è andata bene, va bene così. È andata bene, va bene così, ragazzi. Ottimo, fuori uno. Adesso ne manca un altro, eh. Ne manca un altro, quindi mettetevi comodi che la battaglia qui non sarà così breve. Non sarà così breve, purtroppo. E dico purtroppo. Vediamo un po'. Vediamo un po'. 100 punti esperienza. Mai presi 100 punti esperienza, ragazzi, eh. Acqua curativa, ma che figata. Ma che figata. Qui sopra abbiamo qualcosa? Potrebbe anche non esserci nulla, quindi... E infatti, io per sicurezza vado a vedere sempre comunque, perché non possiamo sapere se magari realmente potrebbe esserci qualcosa andando su. Comunque siamo al 26esimo piano, ragazzi. Mica poco, eh. Mica poco. Mica poco, assolutamente no. Assolutamente no. Andiamo. Andiamo. Vabbè, anche il colpo critico, ragazzi, un qualcosa di superiore ad un certo livello. Eh beh,
Attacco mancato, certo. L'attacco mancato, ragazzi, deve sempre essere lì presente. Vabbè, ben fatto, proseguiamo l'esplorazione. Beh, insomma, proseguiamo. Certo, siamo qui apposta, non perché... Ok. Ma qui abbiamo un mondo, ragazzi, eh. Abbiamo un mondo qui. Ma che casino. Ma che casino, vediamo un po'. Ne sono tanti, di nemici qui, eh. Ne sono... Non ne sono pochi, ecco. Diciamo questo. Non sarà una passeggiata, ecco. Non sarà una passeggiata, purtroppo. Non sarà una passeggiata. Eh no. Ma volendo possiamo attaccare? No. Veniamo solo attaccati, ok. Ok. Dai, però, su. Allora, fermi tutti, eh. Vai, ripristiniamo tutti gli HP del gruppo, anche se... si poteva fare qualcosina meglio, però. Però. Qualcosa meglio si poteva fare. Comunque. Vai, ripristiniamo di nuovo. Avremo un ottimo ripristino qui da fare, eh. Vediamo un po'. Ecco, già qualcosina. Però quasi quasi voglio attaccare con... Vediamo, eh. Proviamo, ragazzi, proviamo. Niente male. Niente male. Assolutamente niente male. Ma basta con l'attacco mancato, su. Non possiamo mica... Vabbè. Oggetti. Ok. Fantastico, ragazzi. Adesso. E adesso. Adesso siamo rimasti in due, purtroppo. E dico purtroppo, perché la situazione qui si mette... Non si mette benissimo, ecco. Assolutamente non si mette benissimo, ragazzi. Però abbiamo vinto la battaglia, quindi va bene così. Sono contento di questo e possiamo... Allora, qui... Vai! Una nuova persona, ragazzi. Ottimo. Veramente ottimo, allora... lo so, faremo un giro qui, abbiamo da girare, abbiamo da fare, quindi state buoni. Non mettetevi fretta, non mettetemi fretta. Perché la fretta non porta nulla di buono, quindi... Ok, siamo al 26° piano, comunque. No, qui bisogna iniziare a livellare. Qui bisogna iniziare a livellare, ragazzi. Lo so, non me ne volete, ma... Vediamo un po'. È debole. Lo sappiamo che è debole a questo attacco. Lo abbiamo scoperto. Beh. Via. Andiamo qui. Andiamo qui. Togliamolo di mezzo perché... Togliamolo di mezzo, sì, ragazzi. Togliamolo di mezzo. Di torno. Ottimo così. Stai buono però, Ciccio. Non fare il... Proviamo il danno fuoco leggero. L'ha bloccato. Ok. Ha bloccato il mio attacco.
La cosa non è che mi sta molto bene, anzi, diciamo che non mi sta bene per nulla, questo affronto in questo modo. Non mi sta affatto bene. Comunque, ho detto che non mi sta bene, ma staremo comunque a vedere. Ma come attacco mancato? Vabbè, mettiamoli in conto perché avete visto che comunque quell'arco a livello di precisione è un po' meno dell'arco che avevo equipaggiato in precedenza, quindi ci può stare, ci può stare. Ci può letteralmente stare, sì. Vai. Otteniamo unicorno, ragazzi. 170, no vabbè, qui bisogna livellare. Qui bisogna livellare, sì. Assolutamente. Assolutamente qui bisogna livellare, sì. Sono d'accordo. Allora, ragazzi, adesso eviterò qualche scontro. Eviterò qualche scontro perché siamo andati abbastanza avanti. Vorrei arrivare in un punto dove, tanto poi per livellare posso venire per fatti miei, insomma, sicuramente. Allora, apriamo qui. Molto bene. Abbiamo qualcosa da prendere sopra oppure non abbiamo nulla, quindi senza perdere tempo andiamo da questa direzione, sì. Non perdiamo tempo perché... Ok, 27° piano. E adesso? Rilevo un nemico potente più avanti, state tutti allerta. Questo è un nemico unico. Se solo potessimo raccogliere informazioni prima di affrontarlo, non importa, una volta in battaglia posso analizzare i nemici. Usa ogni informazione a tua discrezione, segui una strategia precisa e otterremo la vittoria. Ok, allora ragazzi, io direi che qui siamo arrivati abbastanza... Torneremo all'ingresso, ovviamente, perché il gameplay è durato abbastanza. Direi che è durato abbastanza, vediamo un po'. Attiviamolo, vediamo cosa succede. Ripristiniamo un po' tutto. Ok. Vediamo un po'. Ok. Ragazzi, allora, il vostro Diablotex chiude qui un altro episodio di questa bellissima collaborazione con Playon Italia su Persona 3 Reload in versione PlayStation 5. Ringrazio come sempre tutto lo staff di Playon Italia per avermi gentilmente concesso di portare questo titolo sul mio canale YouTube. Ringrazio Alessandra di Playon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Persona 3 Reload in versione PlayStation 5. Ringrazio Atlus, tutti gli iscritti che mi seguono sul mio canale, ma anche chi non è iscritto. Vi ricordo che se vi farà piacere di lasciare un like, un commento, condividere il gameplay e di iscrivervi sul mio canale YouTube. E attenzione, perché i gameplay possono contenere degli spoiler. Grazie di cuore a tutti e appuntamento al prossimo episodio. Un saluto dal vostro Diablotex. Alla prossima, ragazzi. Ciao.